Ah sì, ci sono già. Buongiorno a tutti, ben arrivati. Ci siamo? Mi sentite? Mi date l'ok? Allora, mi sentite? Mi sentite? Pa, 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 test, test, test. Perfetto. Allora, piccola prefazione. Se mi va via la connessione, che non ci sentiamo più, non ci sentiamo più. Purtroppo ho avuto problemi. Mi si spegne il computer. Se è qualcosa che non va, poi tutte le metro atrasse stanno partendo, si riavviano da sole perché c'è un update. Avete visto? C'è anche un update sulla metro 3 da 4 che continuano a mandarmi notifiche. Non so se avete la stessa cosa, quindi boh, non lo so. Vabbè, comunque mi sentite? Perfetto. Allora, io direi come prima cosa, vediamo se riesco a fare così. Boh, via. Allora, siamo tantissimi. Allora, oggi siamo tantissimi. Vi dico già adesso, siccome oggi è lunedì, togliamo questo, mettiamo questo al monitor, giusto? Ok. Visto che oggi è lunedì e ho due webinar uno dopo l'altro e sono un po', posso usare la parola intasato di cose perché per via del computer non riesco a fare tante cose. Vi ripeto, si staccano le metà 3 e mi ripartono. Sono tante le metà 3 che io uso e quindi logicamente quando mi si stacca una devo aspettare che riparta. Perché c'è stato un update, non so, sicuramente l'avete visto anche voi, poi ho schiacciato qualcosa, ma arrivano tantissime notifiche, notizie anche della metà 3 da 4, normalmente è una versione della metà 3 da 5 che ti manda le notifiche. Vabbè, non importa, a parte questo, se va via la connessione, ci si sente dopo alle 10:30 per l'altro webinar. Allora, novità, oggi è il giorno 15 febbraio, oggi. Che giorno è oggi, il 15 febbraio? Vediamo se qualcuno se lo ricorda che cosa avevamo oggi da fare. Dai. Vediamo se qualcuno è stato attento. Io vado di agenda, praticamente mi scrivo sempre tutto. Bravissimo, bravo. A te, proprio, Edoardo, stai andando proprio, mi stai seguendo alla lettera. Mi fa piacere questo. Ok, perfetto. Vedo che anche Francesco Sirio non te lo ricordi. Ah, perfetto, Francesco, bravo. Va bene, Ettore, non c'è problema. Non c'eri, allora non lo puoi sapere. Allora, oggi è il 15 febbraio, il giorno dopo di San Valentino. La sapete la storia di San Valentino? Ma non me la racconto perché non c'entra con il trading, però insomma si festeggia un giorno di San Valentino che non è tanto, non è proprio un bel giorno per San Valentino, non è stato un bel giorno. Comunque andate a vedervi, poi se mettete su Google magari trovate tante storie che sono tutte differenti, però ce n'è una che veramente è quella originale di San Valentino, che non è che ha passato un bel giorno il giorno della festa di San Valentino. Comunque, vabbè. Andiamo avanti, nuova coppia, esattamente, bravissimi, nuova coppia. Allora, qui aggiungeremo adesso una nuova coppia. Io, diversi studi che ho fatto, penso che sono arrivato al termine che la nuova coppia, è già un po' alla griglia. Eh sì, più che griglia, no? Ha fatto a pezzettini. Ah sì, la nuova coppia, esattamente. Io ero partito con l'idea di mettere qualcosa con il CAD yen. Però poi, siccome in un conto che ho sopra, voi non lo vedete sopra questo monitor, c'è un altro conto, e siccome mentre studiavo, posso dire, mentre studiavo questa notte io. Non ho dormito, sono andato a letto tardi, che di solito vado a letto presto la domenica, sono andato a letto tardi, sono state 1:30, quindi per me è già tardi 1:30 e niente, non riuscivo a dormire, gira, rigira, 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 poi stamattina alle 5, quando praticamente normalmente mi alzo alle 5, sono rimasto a letto fino alle 6:30 perché ero cotto. Però mentre ero lì in dormiveglia, poi potrei anche guardare magari luna piena, che io soffro di questa cosa terribilmente. Dovrei usufruire del giorno della luna piena, sapere qual è il giorno, fare un'app e magari quel giorno lì mettermi a fare degli altri lavori, magari di notte. Comunque, vabbè, non importa, ogni volta me lo dico e ogni volta non mi ricordo. Stavo pensando che ci sono delle coppie che non hanno Ganzilla, esattamente, quello me lo devo ancora vedere. Allora, mentre stavo.
come continuano ad arrivare notifiche, voi non vedete, allora mi dà molto fastidio. Arrivano 50.000 notifiche della metà 3 da 4, che è una cosa veramente strana. Boh, vabbè. Allora, mentre praticamente non dormivo e ero lì sveglio, stavo pensando che ci sono delle coppie, cioè io quando dico sì, si può tradare l'euro-dollaro, ma non possiamo tradare il dollaro franco-svizzero, per esempio. Non sarebbe comodo perché è una correlazione del 90%, 85, 95, insomma, diciamo una media del 90%, quindi se trado una, trado l'altra, è la stessa cosa, giusto? Ma quali sono le coppie allora che dovremmo eliminare? Io ci ho pensato, stavo pensando all'euro sterlina. Ma se l'euro sterlina è una coppia che si muove quando la sterlina dollaro è debole, cioè quando la sterlina in generale è debole, l'euro sterlina sale, giusto? Perché l'euro è più forte della sterlina, giusto? Quindi questa coppia si muove correlata con la sterlina dollaro, però non solo, si muove anche quando l'euro è forte o quando l'euro è debole. Quindi se abbiamo un euro forte, per esempio adesso, andiamo a vederlo proprio adesso, adesso abbiamo l'euro dollaro H1 con una bella candelina verde, ok? Nuovo massimo, boh, boh, boh. Abbiamo la sterlina dollaro con una candelina però rossa, ribassista, quindi una candelina abbastanza debole, debole di sterlina, forza di euro, dovrebbe salire anche l'euro sterlina. Infatti l'euro sterlina mi fa candela piena. Ma allora io posso tradare l'euro sterlina? Vediamo se qualcuno mi dice qualcosa. Silvio, tu cosa mi dici di questo ragionamento mio? È una coppia da tradare l'euro sterlina o forse è una coppia che non bisogna tradare? Cioè, vorrei fare una volta per tutto cancellare dalla watch list le cose che non servono. Non insieme, sì, non insieme, però purtroppo, anche se è proprio quello che dici tu, dico anch'io, me l'hai detto anche tu adesso, non assieme. Ma attenzione, come faccio a non tradarla assieme se si muove per via della sterlina dollaro, se si muove per via dell'euro dollaro? In ogni modo, se io trado l'euro sterlina, le trado assieme, indirettamente. Consciamente perché lo so, ma indirettamente perché mi affido a un movimento contrario della sterlina dollaro o mi affido a un movimento direzionale dell'euro dollaro. E nello stesso caso io vado a tradare l'euro sterlina che sono condizionato a guardare le altre due coppie, perché non esiste mai che la sterlina dollaro salga e l'euro sterlina sale pure. È difficile, cioè, io non l'ho ancora mai vista. Può succedere in casi estremi proprio. Magari soltanto pilotata dall'euro, ma difficilissimo. Solitamente si muove l'euro sterlina al contrario della sterlina dollaro. Quindi ha senso adesso tradare l'euro sterlina che è condizionata da queste altre due coppie? Questo è stato il mio problema questa notte, cioè il mio problema da risolvere mentalmente questa notte. Insomma, sì, io dovrei un attimino togliere dalla watch list delle coppie che non mi servono. Quindi il dollaro franco-svizzero già di per sé l'ho tolto tanti anni fa, l'ho tolto, non mi serve più, ok? Quindi l'ho tolto la watch list perché è una cosa logica. Un attimo, mi tolgo anche questo, visto che, ok? Beh, già che è una cosa logica, lo tolgo, che allora non mi serve. Bene, questo ho risolto il problema del dollaro franco-svizzero che non lo trado mai. Va bene. Ma allora l'euro sterlina è una coppia da tradare o no? Per i robot sì, assolutamente, Ettore. Per il robot l'euro sterlino non ha niente a che vedere perché è una correlazione, quindi assolutamente per i movimenti contrari, per il robot va benissimo tradare anche l'euro sterlina, non c'entra niente con il trading discrezionale. Ma nel trading discrezionale, nella mia watch list, preferirei eliminare le cose che non mi servono. E forse penso io, adesso non ho ancora fatto il fogliettino, metterò l'euro sterlina tipo coppia passiva, nel senso che passiva è una coppia che non è attiva, non puoi tradarla, ok? Perché se esce un dato alle 10:30 sulla sterlina dollaro, cosa faccio? Vado a tradare la sterlina dollaro, vado a tradare l'euro sterlina? Vedete, di nuovo c'è lo stesso punto, o trado la sterlina dollaro o vado a tradare l'euro sterlina perché si muove, perché la sterlina dollaro si muove. Quindi alla fine non sarebbe giusto tradare l'euro sterlina. Mi segui, Sirio? Mi dai un aiuto anche tu? Perché questa cosa qua, non so se è questa che non mi ha fatto dormire, penso di no,
Penso che non mi ha fatto dormire, che ieri pomeriggio mi sono divanato, come mi piace dire, mi sono fatto tante ore di divano ieri pomeriggio, quindi mi sono forse stancato di sonnecchiare nel divano e poi di notte non riuscivo più a dormire. Ho fatto un weekend di relax perché tu lo sai che la settimana scorsa ho avuto tanto stress, tante cose. Il ragionamento fila, ma siccome io trado volentieri anche l'euro sterlina, ma trado anche volentieri la sterlina dollaro e trado anche sempre l'euro dollaro, non so, forse sarebbe meglio non tradarla più. Questo è stato il mio ragionamento. Quindi l'euro sterlina probabilmente andrò a bannarlo. Allora farò una lista delle coppie da non tradare. Allora questo è un passaggio avanti, perché se riusciamo a dire ok, queste coppie qua non le tradiamo, allora già è un passo avanti. Allora, tanto l'USD CHF. CHF non lo tradiamo, poi l'euro GBP non lo tradiamo. Adesso aspetta che me lo scrivo pure, coppie da non tradare. Me lo sto prendendo così, dopo 20 anni. Adesso comincio a dire 20 anni perché ho detto che ho trovato dei video molto più vecchi di quanto penso. Comunque, dopo 18 anni di trading mi rendo conto che tante cose, magari che ce l'hai lì, che ogni tanto butti un trade, è meglio non metterlo, cioè non serve, è meglio ragionare su un'altra cosa. Quindi queste due coppie già sono bannate. Poi potrei vedere anche il GBPN si muove anche contrario della sterlina dollaro, se avete visto. Cioè se la sterlina dollaro è debole, sale il GBPN. Okay? Non lo so il perché, non so perché questa coppia si muove contrario. Quindi dovrò fare un ragionamento sulle correlazioni. È anni che cerco di fare qualcosa sulle correlazioni, voi lo sapete. Ho fatto anche dei webinar, ma è difficile spiegare le correlazioni. È veramente una cosa di sentiment. Ma una volta c'era un bel sito, adesso non mi ricordo neanche più il nome del sito, dove guardavo le correlazioni e per questo so che tante coppie sono così correlate che non si possono tradare assieme. Comunque, in questa cosa qui ci ragionerò perché allora ritorna di nuovo il pensiero. Conoscete questi indicatori current screener, quelli lì che ti danno un ragionamento di quale coppia è più forte, quale coppia è meno forte, insomma, i current screener si chiamano tutti così, no? Ok. Se in caso noi andiamo a eliminare in uno di questi indicatori le coppie che non ci servono, potrebbe essere interessante perché almeno c'è meno confusione e possiamo anche decidere quale tradare. Quindi questo è stato il mio ingarbuglio mentale questa notte. Bene, allora, visto che io avevo pensato di mettere il CAD/JPY sul nostro come settima coppia, sì, come settima coppia sul robot, quella qui, ne abbiamo sei operative. Ne metteremo adesso una settima. Allora, io ho pensato di mettere il CAD/JPY. Che ne dite? Che ne dite del CAD/JPY? Secondo voi è interessante il CAD/JPY? Cioè abbiamo l'euro-dollaro, l'euro-sterlina, l'euro-yen, sono tre coppie con l'euro-nominatore. Abbiamo la sterlina-dollaro, che è una coppia sola con la sterlina-denominatore. Abbiamo l'euro-sterlina, che è la controparte. Vedete, qui ci sta però, ci sta perché comunque è un accumulo, un dai, vai e rivieni. C'è il dollaro australiano contro il dollaro americano, c'è l'USD yen. E quindi il CAD/JPY ritornerebbe nella coppia nuova CAD e nello yen, visto che c'è l'euro yen e il dollaro yen. Giusto? A te piace, a tutti piace, mi sa che non ci sta, mi piace, ti piace anche a te, Edoardo? E io vi dico di no. Qui, imbroglione che sei Paolo, ve l'ho detto all'inizio, io invece ho preso l'idea di mettere al posto del CAD/JPY. Ecco, messo, sapete quando mettete una maglia sopra un'altra maglia e vi si gira la manica, che fastidio che dà? Sto morendo da questo fastidio. Oggi sono un po' fastidioso. Oggi sapete che fuori ci sono meno 14 gradi, ok? Meno 14 gradi e sabato, no, sabato o venerdì? Oggi webinar così, insomma. Sabato o venerdì? Venerdì notte. Venerdì, da giovedì a venerdì notte si è staccata la caldaia. Mi sono svegliato congelato. Avevo anche le mie figlie di notte, le ho coperte perché ho sentito che c'era qualcosa che non andava. Coperte, non coperte, c'è meno 14 gradi, c'è uguale quanto scaldi, c'è un po' di vento.
anche se le finestre sono nuove, sono buone, però alla fine c'è freddo, c'è freddo, c'è tanto freddo, ragazzi. Cioè, di giorno meno 14 gradi, si può andare a pattinare dappertutto. Infatti, abbiamo i pattini per pattinare qua alla fine, però molto freddo. Poi, per fortuna, il giorno dopo è venuto il tecnico a cambiare un pezzo. Per fortuna che vengono subito, perché sennò si congela qua. Però è stato anche bello perché, vi dico la verità, ho dormito anche bene. Si dorme anche bene. Vabbè che il termosifone di notte lo spengo, ma lo se si dorme veramente bene. C'era un freddo boia praticamente. Va bene, allora io vi ho ingannato qua dicendo quale coppia, vi dico che oggi la coppia che andremo a inserire è l'euro. Sto dicendo l'euro GBP, che non c'entra niente, perché qui nel foglietto l'euro Audi. Ah. Allora, già che vedo adesso io, dov'è l'euro Audi? Lo vedete? Ecco, dov'è l'euro Audi? Mostra tutto il mostro. Euro di qui non c'è, no, qui non c'è, dovrebbe esserci. Poi qualcuno ha chiesto dell'algo sul Bitcoin. Boh, dovrò darmi una mossa a guardare, ma non. Squadra vincente non si cambia, come dico io, non c'è l'euro di. Sto impazzendo, lo vedete? Allora facciamo una cosa molto semplice, andiamo euro di. Lo mettiamo sul tank da 4 ore. Vi blocco la visualità, così non vedete la mia password. Allora. Voi non vedete, e va bene che non vedete, e io vi metto. Allora, tanto facciamo così. 6, allora, magic number è 7000. Ok, io sarei anche pronto per farlo partire. Però prima lo salvo con il nuovo settaggio. Allora. Audi, 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 la di sola. Ok, salvo. Siamo pronti? Ok, adesso vi ho riacceso la visualità, io ho già impostato tutto, do l'ok, è già partito, togliamo la griglia, lo metto nella modalità che metto sempre e lo mettiamo verticale. Quindi è andato a finire qui sotto, vedete, ha già aperto le sue due operazioni ed eccolo qui sopra. Dov'è? Eccolo qui. Euro Audi. Ok? Magic number 7000, quindi abbiamo adesso 7 coppie operative. È andato un po' in difficoltà, insomma, è andato un po' in difficoltà, bisogna dire che è andato un po' in difficoltà. Nel senso che ha tante operazioni aperte, però insomma il margine è alto, sta andando bene, non è quello il problema. Però adesso vediamo, possiamo vedere un riscatto oggi su cambiamento di trend, un ritracciamento di euro-dollaro, un ritracciamento di sterlina-dollaro, un ritracciamento di euro-sterlina, quindi correlazioni, euro-sterlina scende, euro-dollaro scende, sterlina-dollaro scende, euro-sterlina sale, euro-yen scende. Dollaro yen sale, quindi avremo praticamente delle correlazioni, soltanto il dollaro yen andrebbe ad accumulare mentre le altre prendono guadagno. E abbiamo una nuova coppia che è l'euro Audi. Vediamo come si comporta questa nuova coppia. È entrato, diciamo, in campo adesso come nuova coppia l'euro Audi. Aspetta che mi metto l'evidenziatore qui. Allora, coppia inserita, settima coppia euro Audi. Allora, adesso, visto che ho visto delle domande riguardanti tutto quello che
vuol dire robot, ma la inserisce anche nel mio conto, ci sta anche nel mio, ci sta anch'io la voglio e tutte queste cose qui. Ragazzi, io ricevo nel weekend, chissà perché, forse siete tutti a casa, ci sta anche che avete voglia magari del weekend di iscrivervi, ma io nel weekend ho risposto, per educazione rispondo sempre a tutti, però passo tutto il lunedì perché sennò sto sempre tutto il giorno al computer, giusto? Allora, ci sono tanti conti da far partire oggi. Tanti di voi si sono sbagliati. Chi mi manda invece della password del conto, mi manda la password del sito, chi mi manda la password del visual, chi mi manda. Insomma, ragazzi, c'è un po' di confusione, quindi c'è tanto lavoro. I ragazzi del visual, insomma, mi hanno detto: ma è possibile che non riescano a mandare il numero del conto con la password giusta? Sì, va bene, dai, ci sta che magari uno non è pratico di qua di là, però un attimino. Abbiate un attimino di logica, se mandate il numero del conto dovete mandare anche la password, non mandare solo il numero del conto perché sennò porta via tempo, vi devono rispondere, manca la password, poi gli mandate la password del visual che non c'entra niente e di nuovo e rimanda avanti e indietro. Quindi è un po' si porta tutto sulle lunghe, prima cosa. Poi nei conti adesso io devo fare il ragionamento sui conti a 10.000, chiaro, li aggiorno a 7 coppie, nei conti un po' inferiori, poi dipende, non tutti i conti a 10.000 possono avere 7 coppie perché dipende anche se avete già una o due coppie che lavorano con le size più alte di 001, quindi devo fare un attimino dei calcoli. Oggi e domani, tra oggi, domani, mercoledì aggiorno tutto quanto, ok? Quello che è di mio, che è di mio. Se avete, se state usando un altro gestore visual, vi dovete praticamente affidare a lui perché io non entro nei conti che sono gestiti da altri, ok? Perfetto, quindi ho risposto anche a questo. Il webinar oggi, mi ripeto, per motivi di cose tecniche lo posso fare fino a quando regge. Tanto abbiamo questa cosa qui, l'abbiamo fatta, torniamo in questa coppia qui, in questo conto qui. Noi abbiamo ciclicamente, facciamo veramente un ripasso veloce perché vi lascio, c'è tanta roba e sono un po' in confusione, vi dico la verità, c'è tanta confusione. Devo sistemare tante cose, quindi un po' di confusione. Allora, voglio andare prima sulla sterlina, prima sull'euro-dollaro, perché l'euro-dollaro praticamente in questo caso qui è andato a fare un doppio massimo, un nuovo massimo, una cosa un po' strana in una situazione che comunque qui, se guardate, è finita la distribuzione. Qui è finita una distribuzione 1, 2, 3, 4. Qui finisce una distribuzione. Quindi questo qui, ad ogni modo, è un ciclo 1, ok? E fino a qui ci sta. Questo è un ciclo 1 e qui ci stiamo. Nell'H4, per quello io so che questo è finito il ciclo 1, perché nell'H4, in questa zona qui, mi parte qualcosa. Se vado a vedere nell'H4, vedo che c'è questa cosa qui, che è partito qualcosa. Allora, siccome abbiamo una distribuzione con una formazione a Condor, vedete che c'è sempre tanta roba, formazione a Condor, quindi o rimane una formazione a Condor o mi fa un ciclo 4 e va a finire qui, quindi si risolve la situazione della distribuzione così, che ci sta, è una distribuzione con una M ciclica anche per via del raggio della curva di Gauss, questo ci sta pure, non c'è, non è questo il problema. Oppure è un ciclo 1, se questo è un ciclo 1 H4, il ciclo 2 mi deve fare un nuovo massimo. Allora, per le entrate oggi, e questa qui è una cosa un po' simpatica da vedere, per le entrate oggi di euro dollaro è un po' lontano, cioè entrare nei massimi adesso è un po' difficile, però ci sta perché abbiamo da fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 1, se questo è un ciclo 1, abbiamo da fare un nuovo minimo rispetto al ciclo 3. Quindi io direi che se il ciclo diventa ribassista, ad ogni caso qui short in questa zona qui, quindi un euro dollaro debole chiamerebbe un dollaro yen forte, chiamerebbe una sterlina dollaro debole, chiamerebbe un euro dollaro sterlina forte. Quindi le correlazioni che sono nel conto in automatico andrebbero anche dal senso giusto. Quindi anche questa è una soluzione. Quindi io mi aspetto questo. Se vediamo una cosa, siamo sopra la media 48. Quindi questo potrebbe essere un nuovo massimo. Allora, per chi vuole fare un massimo, la situazione è questa. Si va a fare un nuovo massimo rispetto a questo, quindi a questo punto io direi che è inutile neanche star lì ad aspettare. Se mi fa un nuovo massimo, ti faccio sul massimo di questa candela qui. Allora, se io devo fare un massimo, questo qui, prendiamo un livello di take profit classico, non un take profit
che poi, dopo tutti gli studi che sta facendo, Sirio dovrà essere anche ascoltato, perché io purtroppo non ti sto ascoltando in questi giorni, Sirio, perché sono veramente profondo in mezzo a cartacce. Tu hai visto, ti ho mandato un paio di foto e sono un po' su, però ti darò ascolto in questi giorni appena mi sono liberato di tante cose. Ok? Questo qui è un take profit classico. Ok? Quindi se io vado long su questa zona qui, che io non consiglio, ragazzi, io non consiglio. No, no, tu puoi scrivermi, anzi, continua a scrivermi, Sirio, che io non, anzi, se non mi scrivi peggio, perché mi devi scrivere, non perché per sollecitare, ma perché allora mi metti in coda. Io prima o poi ti guardo tutto. Se tu non mi scrivi, ti dimentichi e poi perdiamo dei tasselli. Quindi continua a scrivermi di fila tutto quello che devi fare, anche di notte, anche di domenica, anche a qualsiasi ora. Ok, non c'è problema, non disturbi mai e mi va benissimo così. È il mio metodo di lavoro, tu lo sai, ma hai capito? Vado a passare, quando passo, passo, insomma, quando ci arrivo, ci arrivo. Ok? Quindi se io devo andare long qui, il take profit è questa zona qui, in base a quando la fa. Se mi fai adesso, chiaro, ti prendo qui, se mi fai tra un'ora, ti prendo qui e così via. Quindi questa potrebbe essere l'idea della situazione rialzista, perché sta facendo da un ciclo 3, diventa un ciclo 1, mi fa un nuovo massimo. È un ciclo 3 forte in ogni caso, ok? Però se il ciclo 3 comincia a diventare ribassista, e questo qui lo potrebbe anche diventare, non direi dal pivot, perché dal pivot incomincia a essere un 50%, vedo 33 e 30 candele, fino a 30, vedi, 30 candele, quindi beh, lo facciamo, perché sennò poi magari vedete, il 50% è più o meno livello di pivot. Quindi in questa zona qui io non darei neanche sorta, aspetterei veramente un breakout al limite da questo pivot, ma dipende anche l'orario che lo fa. Se adesso mi fa una bella discesa, allora lo posso fare anche oggi o domani, o la settimana automaticamente la potrei vedere ribassista. Questo magari nell'Outlook Weekly ne andremo a tirare via più informazioni. Quindi in questo caso non consiglio il long. Ok? Non consiglio il long, però ragazzi, io non consiglio il long, ma non è detto che non è da fare, eh? Non lo consiglio, però perché magari probabilmente noi deriviamo comunque da una situazione ribassista e questo massimo non è stato interrotto, questo massimo non è stato interrotto, questo massimo ancora non è stato interrotto, quindi potrebbe fare una salita, farmi una falsa rottura e poi tornare giù. Quindi long magari lo eviterei e andrei un po' più, tra virgolette, sul sicuro, prendendo meno short così. E questo è un trading classico. Poi ci sono altre possibilità di fare trading che andremo a breve a spiegare, spero. Andiamo sulla sterlina dollaro e poi vi lascio. Sterlina dollaro ha una cosa un po' simile all'euro dollaro. Allora, la sterlina dollaro abbiamo, tanto avete notato una cosa? Avete notato che non abbiamo mai visto ciclicamente l'euro sterlina? Avete mai notato che l'euro sterlina non l'abbiamo mai guardata ciclicamente? Perché alla fine non ha senso. Perché l'euro sterlina è la controparte della sterlina dollaro. Quindi ritorniamo nell'idea che queste coppie che io mi sono scritto, USD e CHF ed euro sterlina, sono coppie che vengono bannate, probabilmente a breve verranno bannate dalla mia watchlist, perché incomincio a fare una selezione dopo 18 anni di trading. Ok, sai, questa coppia non è che la trado spesso, e anzi ogni volta mi fa confusione, perché devo sempre aspettare che la sterlina dollaro scenda per l'euro sterlina salga, o viceversa. Quindi inutile che mi vado a condizionare su una coppia che è comunque alimentata da altre coppie, quindi la cancello dalla mia watchlist e non la trado più. Ok, perfetto, non, niente a che dire. Che nel robot deve esserci, perché è una correlazione, quindi uno accumula e uno guadagna. Via, andiamo avanti. La sterlina dollaro sul time frame H1, così andiamo a vedere prima l'H1, abbiamo qui qualcosa di importante, perché qui, ad ogni modo, mi parte, coppola, mi parte, in questa zona qui, mi parte un ciclo 4. Però attenzione, il ciclo 4 solitamente non va a farmi un massimo, nuovo massimo rispetto al ciclo 3. Perché non me lo va a fare il nuovo massimo rispetto al ciclo 3? Beh, metodo classico ciclico. Per fortuna la connessione continua. Allora, prima gamba, seconda gamba, terza gamba, dovevi farmi la quarta gamba più corta. Quindi, oppure
visto che il vincolo tra l'1 e il 2 non c'entra, in questa zona qui dovrebbe tornare giù. Per tornare giù da questo minimo a questo massimo sono 39 e qui è 37, sono 150 pips per tornare qui sotto. Probabilmente non ce la fa per tornare qui sotto. Quindi potrebbe farmi un ciclo 1 debole oppure un ciclo 1 e poi ripartire con un ciclo 2. Quindi in questo caso qui finisce una distribuzione e qui mi parte una nuova distribuzione. Quindi la definizione che il ciclo 4 non deve andare a fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 3, chiaro, se mi arrivava fino a qui o addirittura fino a qui e poi crollava, ancora ci stava perché avevamo ancora 100 pips, ma adesso andando così in alto deve rimanere, deve tornare giù di 140 pips ed è una cosa un po' strana, quindi questo che non è tanto bello da vedere. Quindi per il momento io direi che non è più nel ciclo 3, finisce qui il ciclo 3 e incomincia qui il ciclo 4. E ci sta, no? Comincia qui il ciclo 1. Scusate, adesso mi ingarbuglio nei discorsi. 1. Se questo qui però è un ciclo 1 della distribuzione H1, vuol dire che qui, vedete, è finito il ciclo 1 ed è partito il ciclo 2. Ciclo 2 che mi deve fare un nuovo massimo rispetto al ciclo 1. Lo ha già fatto, non so se continua, se rimane, se andrà a farne un altro massimo, non lo so. Questo è, rimane aperta la situazione 1 e 2. Quindi praticamente il 2 è questo, ha già fatto un nuovo massimo. Quindi se era da fare il long era da fare questo, ormai l'ha già fatto. Sono dal ciclo 2, sono 140 pips esattamente. In questo caso io aspetterei la tendenza ribassista. Vedete che comunque la direzionalità laterale rialzista ha portato sì a fare un nuovo massimo, ma nel daily siamo con una candela daily che è partita senza sgommare. Usiamo questa definizione. Cosa vuol dire? La candela daily è partita senza sgommare. Bello è che l'ha già fatto diverse volte, l'ha fatto anche qui e non è tornata indietro, cioè non ha fatto l'effetto palloncino, non ha fatto prima la spike ed è partita solo a rialzo. Questa cosa qui è un po' strana, normalmente dovrebbe fare una parte di ritorno. Adesso, se andiamo a vedere, mancano dalla partenza 50 pips. Se mi ritorna sotto l'open price, oltre a ritornare sotto l'open price, mi ritorna anche su una zona di massimi che sono stati interrotti, ok, questa zona qui, questi massimi qui, quindi potrebbe tornare ribassista fino a qui e incominciare la fase ribassista per toccare la media 100. Quindi questa potrebbe essere una cosa un po' strana. Quindi il long della sterlina dollaro, secondo me, è da evitare, ok? Poi ognuno fa le sue valutazioni e magari preferisce andare ripartita di nuovo una metà 3 da 5, incredibile, sta facendo degli update una dopo l'altra. Allora, tante update, non ho capito perché nel weekend hanno riportato non so, avete anche questo problema voi, che continuano a partirvi le meta e ripartono da sole? Va bene, in questo caso io per la sterlina dollaro non farei long, per l'euro dollaro non lo farei. È forse perché io nel weekend non ho proprio acceso il computer, quindi sta facendo una alla volta e poi sono tante. Allora, questo è il ragionamento mio di euro dollaro e sterlina dollaro. Il ragionamento che vedete, non ho la sterlina, l'euro sterlina da guardare ciclicamente, perché logicamente mi baso su un andamento che è contrario. Quindi un'altra idea proprio per togliermela dalla watchlist, proprio perché non, boh, non so. Beh, per esempio il dollaro yen io non lo trado quasi mai, però trado l'euro yen. E sebbene il dollaro yen e l'euro yen vanno a braccetto, nel robot ci sono entrambi, chissà perché. Va bene, quindi la cosa tecnica e la cosa non tecnica. Allora, euro sterlina, okay, fermi qui, abbiamo una campana gaussiana partita qui. Esattamente qui, mi parte a rialzo e poi diventa ribassista. Notate, diventa ribassista di tanto anche. Questa qui è una cosa interessante perché se andiamo a ridosso nel grafico e mettiamo un Fibonacci da questo massimo qui a questo minimo qui, però portandolo qui, guardate dove è il 50%. È proprio sulla zona di partenza qui. Dal 50%, quindi un retest di questa zona qui, che c'è anche il pivot di mezzo, potrebbe essere la soluzione di oggi. Non sono neanche tanti pips. Se notate la discesa dell'euro sterlina, che sembravano tanti, sono 60ina di pips, 70 pips, 666, numero del diavolo. Quindi attenzione. Quindi in questa cosa qui,
starei attento a vendere la Stellina ancora, sebbene la distribuzione di Bassista starei un po' attento, perché se mi potrebbe partire adesso qualcosa e magari fare una distribuzione. Bravo, allora la distribuzione potrebbe fare qualcosa di strano, una distribuzione irregolare, quindi un po' stretta, e poi ripartire una nuova distribuzione. Venerdì, prese di profitto, movimenti assurdi che hanno portato l'euro sterlina a tornare qui giù. Non lo so, Silvio, questo 666 mi ricordo che è il numero del diavolo, comunque, questo me lo ricordo. 616 era quello usato prima, era Caligola, non lo so, guarda, non mi stai parlando. 666 è Nerone? Boh, io me lo ricordo che è il numero del diavolo, è uguale, non importa, poi magari ne discutiamo. Ok, perfetto, quindi questo che sto aspettando io praticamente è un non massimo della sterlina d'oro e una nuova ripartenza euro sterlina, non massimo della sterlina d'oro, che comunque ha abbandonato una zona, qui c'è il pivot, potrebbe incominciare a fare qualcosa di bassista, anche se qui è partito, in ogni caso, sebbene lo so dai cicli, ma lo vedo anche dal metodo fascia, qui è partita la nuova campana gaussiana. Deriviamo da una campana gaussiana, quindi vedete che il metodo sempre si allinea. Questo è il massimo. Questa è una distribuzione precedente, questo è già il massimo di una distribuzione che è stata forte, è stato un nuovo massimo. Quindi qui sotto c'è spazio. Qui sotto c'è spazio. Allora io vorrei farvi un attimino una idea. Vorrei darvi un'idea e poi vi lascio, perché poi mi metto un attimino fermo e poi c'è il webinar dell'Outlook Weekly. Allora, qui abbiamo questa candela qui, daily, queste sono due, perché sono due, beh, prendiamo questa. Questa candela qui, da questo massimo a questo minimo qui. Questa candela qui, da questo qui a questa zona qui, ed è questa. Questa candela qui, da qui a qui, ed è questa. Questa candela qui, da qui, praticamente da questo massimo qui a questo minimo qui, ed è questa. Notate che queste sono tutte candele, bene o male, che hanno portato rialzista, a parte questa, e questo di nuovo rialzista. Ok? Questa zona qui, da dove è partito il trend rialzista, è questa. Quindi questa, questa, questa. Una campana, una discesa, poi una salita, quindi anche questa è rialzista. Ok? Quindi a parte questa qui, tutte quante rialziste. Se adesso io incomincio ad andare sotto questa zona qui, incomincia la fase di bassista. Quindi questa rottura del massimo qui, che ritornerebbe nella lateralità praticamente dei massimi assoluti, daily, rottura e torna sotto. E se andiamo a vedere, se andiamo a vedere, vedem, 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 andiamo a vedere sul daily quello che vi dicevo prima, sale, 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 candela ribassista che era l'unica, qui rompe il massimo con la candela di questa notte, tornando qui sotto, ritornerebbe sotto i massimi assoluti. Per diventare ribassista dovrebbe tornare sotto questa zona qui. Quindi il breakout di questa candelina qui darebbe via alla fase ribassista. Ok? Forse perché io Ciro, il 666 lo vedevo sui film dell'orrore, quindi per questo non c'entra niente con la mitologia. Ok? E poi sicuramente ci avrà un altro significato. Per mia ignoranza, non lo so. Ignoranza non per che sia ignoranza, perché io adoro la mitologia, però non ho mai approfondito questo. Mi ricordo solo quelle che ho studiato alle scuole, praticamente, no? Sì, viene usato nei film, sì, nella cultura popolare, e tu sei sempre quello che ne sa un po' di più. Anzi, mi sono visto che stiamo parlando di queste cose, e ti ho pensato nel weekend perché mi sono visto, ho detto, ho fatto una maratona di film, mi sono visto un film dove c'era un archeologo che scavava sotto una montagna, ha trovato dentro una montagna, dentro una collina, ha trovato una barca, che poi è anche una storia vera. Vicino a Londra, praticamente hanno trovato questa barca sotto una collina che era una barca dedicata a un re, praticamente l'avevano usata come
come tomba praticamente, l'avevano riportata a terra e l'avevano coperta e lì dentro c'era praticamente tutti i gioielli e tutto il resto, no? Dunque, ci ho pensato perché ho detto, ah, che bello che è comunque il lavoro di no? Eccetera. Vabbè, adesso tutti questi termini non lo so. Ok, perfetto. Allora, io direi che per oggi va bene lo stesso, il webinar è rimasto stabile, l'abbiamo fatto tutto. Bene. Io direi la coppia della partita qui. Mercoledì sera alle ore 19 c'è un altro appuntamento serale. Ragazzi, qui mi stanno facendo a pezzettini perché io sono quello che non riesce a dire di no. E quindi ho detto di sì per un altro appuntamento serale. Un altro ripasso di perché il robot funziona così cos'ha. Ok, quindi un altro appuntamento serale praticamente, dove vi spiegherò di nuovo la tematica del robot e perché sta facendo questi furori e perché tanti vengono a richiedermelo, perché spiegherò un paio di cose in più, anche se le ho spiegate già nel webinar serale di mercoledì scorso, vedo che ancora tanti mi scrivono, ma io non ho capito, dov'è che mi devo iscrivere? Ragazzi, iscrivetevi dove volete, qualcosa di giusto ci sarà in quello che vi iscrivete, no? Tanto scrivetevi, non è che costa niente iscriversi da una parte, ragazzi. Negli anni 2020 bisogna iscriversi da qualche parte, non, i dati non sono sensibili, ma scusa, una mail, nome, cognome, la mail, e poi se vi iscrivete con un nome, un nickname, succede una confusione perché vi devono cancellare, riavviare, cioè, non vale la pena, ok? Siamo persone serie e facciamo le cose serie, quindi alla fine serve tutto così com'è. Allora, niente, partito l'Audi Audi, Euro Audi, nuova coppia, eccole qui in pista, di nuovo in pista. Vedete, non c'è neanche un'operazione in positivo. Ah, sì, c'è il dollaro australiano contro il dollaro americano che è ribassista. Mentre l'euro-dollaro è rialzista, quindi anche questa è una correlazione, va bene, il margine è ancora buono, addirittura questo non ha neanche legge in attivo e abbiamo 250 euro. Fino al primo momento abbiamo 1.200 euro guadagnati, 1.300. Ok? Bene, grazie a tutti della partecipazione, ci si sente per chi vuole tra un quarto d'ora nell'Outlook Weekly, andiamo a vedere un po' le valute su un rendimento a lungo termine per controllare un attimino come possiamo magari impostare l'operatività anche sulla sterlina dollaro, che sarebbe importante capire perché la sterlina dollaro a un certo punto sta scendendo, notate, in questa zona qui sta scendendo, anche se non sta scendendo di tanto, ma il pipperaggio è molto di più perché se notate il pipperaggio in questo caso ha fatto 20 pips. Siamo a vedere l'euro-dollaro, sta salendo dopo la discesa e il pipperaggio sono solo 6, 7, 8 pips. Quindi attenzione a questa cosa che vi dico sempre del pipperaggio, perché io scherzando vi do delle informazioni secondo me molto importanti. Okay? Grazie a tutti, vedete, l'euro-dollaro sale, la sterlina-dollaro scende e l'euro-sterlina sale perché sale con l'euro-dollaro e scende e sale contrario alla sterlina-dollaro. Quindi il ragionamento di oggi è una correlazione. Il ragionamento di oggi è bannare l'euro sterlina dalla watch list. Tanto perché paga bene, per carità, paga bene, non paga però tanto come la sterlina dollaro, però paga un po' di più dell'euro dollaro, ma pochissimo, diciamo, paga come l'euro dollaro. Quindi io direi che è meglio tradare in questo caso la sterlina dollaro e così via. Chi è che è stato sorpreso nel venerdì da una sterlina dollaro? Attenzione, la sterlina dollaro che nel venerdì ha fatto, dov'è? Qui. La sterlina dollaro nel venerdì, questa candela qui, ha fatto praticamente una ripartenza strana perché doveva fare una chiusura, ha fatto una ripartenza. Adesso siamo su una campana gaussiana magenta che sta per chiudere. Quindi probabilmente sta per chiudere la campana magenta e tornerà sotto la campana gaussiana gialla. Quindi anche questa è un'indicazione da metodo di metodo fascia. Se va sotto la campana gaussiana gialla c'è qualcosa che non c'è, che non c'entra. Ok? Guardate sempre che tutto quello che si muove così ha un andamento così. Quindi abbiamo il negativo, questo è il massimo di Gauss, questo è il minimo di Gauss, questo è il minimo di Gauss. Quindi andate a trovare il massimo di Gauss, adesso ho trovato il minimo di Gauss, deve cercare di nuovo il massimo di Gauss. Al contrario, max Gauss, minimo Gauss, max Gauss. Ok? Quindi sempre guardare le cose
come una diapositiva, quindi vedendo il negativo, non il negativo nel senso negativo che è un difetto, ma negativo nel senso vedere il bianco sul nero, il nero sul bianco. Grazie a tutti della partecipazione, ci si sente tra una decina di minuti per l'Outlook Weekly. Grazie a tutti, ciao ciao!